La prima cosa che avete pensato quando avete letto la sceneggiatura? Voglio fare questo film. Tanto si può tagliare, no? No, oddio, perché io che avrei voluto. Ah, no, beh, certo che comunque interpretare una coscienza, un personaggio fantastico, era una possibilità unica. Certo, unica, perché può prendere infinite strade. Come lo faccio? Che è un cartone animato, è un essere reale, è pazzo, cioè, stupendo. E mi hai anticipato perché ti volevo chiedere proprio come si interpreta una coscienza, come ci si prepara. Non ho idea, nel senso che... non ho idea, è una battuta. Io mi sono confrontato un po' chiaramente con Davide Minnella, il regista del nostro film, che è stato bravissimo perché poi alla fine lui ha trovato, secondo me, una chiave giusta e funzionale per questa storia. Però da attore io ho esplorato anche altre possibilità, diciamo senza dirglielo necessariamente, però ho dovuto rompere il personaggio, diciamo non seguire subito la prima idea che poteva venire in mente, ma l'ho spinto anche. Io? No, non lo so se tu hai fatto così, tu sei stata bravissima. Vabbè, io comunque ho esplorato. Scusate, noi ci prendiamo molto in giro, abbiate pazienza, che abbiamo due metodi completamente diversi. No, ma stavo per chiedertelo, Matilde, come hai costruito tu. L'opposto suo. Però sicuramente ci sono dei momenti chiave che se non avessi beccato delle cose, secondo me il personaggio diventava un po' superficiale. E invece qua e là ci sono degli appuntamenti anche di sceneggiatura dove il mondo misterioso della coscienza viene fuori. E, però non ti posso dire cosa ho fatto, però non è importante. Quasi paura. No, è un segreto mio. Matilde, tu come l'hai costruito invece in contrapposizione con quello di Filippo? No, allora adesso... Come si chiama il film? No, a me piace molto affidarmi al regista e anche allo sceneggiatore. Il sceneggiatore quando è bello, a me piace quando sono presenti sul set perché posso riempirli di domande. Io poi faccio delle domande molto specifiche che possono sembrare anche parecchio inutili, ma che per me hanno un valore. Quindi io costruisco molto i personaggi dai piccoli dettagli, anche della quotidianità del personaggio. E ripeto, può sembrare una cosa stupida, però in realtà a me serve molto. E poi, no, io per... non riesco... Cioè, ovvio che do un sapore mio al personaggio, però è più la... Mi appoggio tantissimo a quello che mi dice chi lo dirige e chi l'ha scritto. E mi piace molto affidarmi. In parte anche per pigrizia. Questa non la tagliamo, quindi... Ma a proposito di coscienza, voi l'ascoltate, la vostra coscienza? C'è quella vocina dentro di voi? Tu ce l'hai? Penso di sì. Tutti ce l'abbiamo, sì, certo. A volte l'ascolti, a volte le chiedi di stare zitta. Poi la cosa bellissima è che quando capisci però a volte perché parla, se la sgami, non parla più. È incredibile, è un meccanismo straordinario, cioè divertentissimo. C'è un libro che ti... Vabbè, insomma... No. No, c'è un libro che mi ha aiutato, cioè, si chiama Il potere di adesso, di Tolle. Sì. Cioè, certo, ti dice, quando questa... Perché questo è anche l'ego, no? Che parla. Quando tu capisci che ti sta solo facendo male e dici, ok, questo è un meccanismo a cui tu sei abituata. Quando vai sotto, dove sei sereno, lei... È come se non gli stai dando ragione di esistere. Sì, lei si zittisce perché non sa più cosa tradurre. Lei sta cercando di tradurre un'emotività in eruzione. Ok? Sei d'accordo, Matilde? Sì, è vero. Diciamo, io non ho una bibliografia da riportare, però è verissimo. Scherzo. No, però è questa cosa che dice è verissima. Cioè, io ci stavo pensando adesso, è proprio così.